chiedo sempre un'indicazione da Radio Corsa, perché ci informano sulla posizione dei primi atleti, considerando che sono circa 10 km, gli atleti più o meno oggi viaggeranno a 3 minuti e 30 km, almeno i primi atleti, visto che il percorso, ripeto, non è pianeggiante, io prima scherzavo, non è un percorso pianeggiante, però i primi atleti viaggiano a 3 minuti e 30 al chilometro circa, quindi più o meno fra 3-4 minuti, ecco, diciamo 4 minuti, vedremo arrivare il primo atleta. L'atleta che arriverà dalla parte del sole e lui è Mimmo Tedone. Mimmo Tedone con la canotta gialla, sì, lo passo è lui, della Dynamic Fitness a Palo del Colle. Accogliamolo con un applauso. Io ho detto 33 minuti, siamo a 33 minuti e 15 secondi, con un applauso, eccolo qua, 583, bravo Mimmo. Complimenti Mimmo, 33 minuti e 16 secondi per eccesso. Poi abbiamo, eccolo qua, lui, un altro atleta di razza, è Arcangelo Pazienza da Bitonto, e ha recuperato abbastanza Arcangelo, bravo, pettorale 581, complimenti Arcangelo, o Angelo, ecco, io dico il nome all'anagrafe. Lui viene da Putignano, giovanissimo atleta, ecco, dal 5 alla papà, Marco Patruno, eccolo, bravo Marco, complimenti, qua Marco, al centro, bravo, tutto per te questo applauso, Mottola ti saluta, complimenti, ecco. Anche quella sta arrivando, vieni, siamo qua ad aspettarti, un applauso te lo riserviamo anche a te, forza! Bravo, sì. Vieni. Bello e bravo, 797, complimenti. Un giovanissimo atleta e si tratta. Fatto 669 il suo pettorale, è andata. 36 minuti e 37 secondi. Il primo atleta dei liberi è arrivato, poi Marco Di Stefano invece per quanto riguarda la gara Fidal. Un applauso, intanto Mario Filazzola termina la sua gara. Damiana Monfreda è la prima donna, ecco, vincitrice di questa 26esima edizione della Strapanoramica Mottolese. Damiana Monfreda, ma poi no, così si fa ragazzi, così si fa, non quello che abbiamo visto alla partenza, arrivare mano nella mano all'arrivo, bravi, grande, forse Vito è arrivato forse prima, dai, gliela diamo per buona. Forza gli amici di Palagiano. No, abbiamo raccattato le forze, perché non è facile raccogliere le ultime forze, poi uno dà il massimo. Con calma, c'è il ristoro all'arrivo, ragazzi. Guardate, bravo l'amico di Grottaglia, è arrivato, vediamo, il signor Giovanni 616, complimenti. Si tratta di Grazia Anastasia, podistica Grottaglie. Poi ancora una donna, forza signora, forza! 672, immagino, ecco, è di Mottola, Rosa Cazzolla, brava Rosa. Mottola, i nostri ultra maratoneti, bikers nonché triatleti, Bianchi, Notari Stefano e Frigiola, e Bianchi Cuero. Perfetto, lo ricordiamo, attenzione, grazie. Ancora un arrivo al femminile, ancora una ragazza, vediamo di chi si tratta, di Rosa Alpina. Arrivando, vediamo, arriva Angela, eccola, forza Angioletta, insieme a Tundra, forza ragazze, da Massafra, forza signore, forza. Eccolo. E poi eccolo qua Lupoli, bravo, complimenti. Giovanni Lupoli, doppia canotta Giovanni, doppia canotta. Quella della salute e quella di corsa, quando dici che uno ci tiene alla salute. Forza ragazzi, gli amici di Carosino. Lei è tesserata con gli amici di Carosino e Milian Pierre. Poi invece la signora, si tratta, ecco, di Eufemia 40, ecco, da Grottaglie. E siamo, vediamo a che posizione. Complimenti, brava. 55 minuti e 26 secondi per la signora Marisa Daniele.
Bravo Mario, mi suggeriscono qui dalla strada. Lei come va, signora? Complimenti, ha visto? Brava, con il capello si è un po' arricciato con l'acqua. Lei, signora? Perfetto, forse al signora Alfa Romeo non tanto. Per 20 secondi non ce l'ha fatta. Generalmente l'ora è sempre il muro da... La nostra bandiera. Complimenti a Nicola della Freelance Molfetta. Anche quelli del condominio di casa sua. La Serena, complimenti Serenella, brava. Serena. Eccoli qua, due marciatori, siamo a Mottola. Quindi nella città, ora arrivo Maria, nella città della nostra marciatrice per eccellenza. Le nozze d'argento, quindi siamo al 26° anno, questo è simbolo e sintomo del fatto che insomma nel corso degli anni non si è mai perso lo spirito e la voglia di organizzare un evento come questo, un evento che riguarda lo sport, il podismo, la corsa, ed è da parte nostra, da parte dell'amministrazione comunale c'è l'impegno affinché un evento del genere possa ovviamente continuare a svolgersi nel migliore dei modi. Ce n'è di più di tutti gli altri anni, cioè di tutto di più per quanto riguarda il volontariato. Il servizio d'ordine penso che sia stato impeccabile.